Qualsiasi progetto, qualsiasi lato della nostra vita può essere portato alla norma. La norma significa norma divina, così come vede il Dio. Significa che non c'è niente che può essere personale. Ad esempio, in questo stato non c'è più niente di quello che pensa Alexander. C'è un'armonia del mondo. E capire quale sono queste armonie, bisogna sempre sentire indicazioni del cuore. Attraverso quel canale, il Padre Celeste sempre parla con noi. Sua voce, quello che altri chiamano intuizione, sesto senso o illuminazione improvvisa, quella voce non sbaglia mai, proprio mai. E se la persona segue indicazioni di questa voce interiore, lei improvvisamente, come se forse lo sa già tutto. Improvvisamente, in qualche maniera inspiegabile, sa la risposta per la domanda che interessava. Sa come uscire da questo o altro tipo di situazione, o di conflitto, o di rapporto. Per sentire e essere più consapevole, bisogna azzerare dialogo mentale. Quando questo succede, la persona sente vuoto, la persona sente quel silenzio, silenzio interiore, dove non c'è niente, dove non ci sono pensieri, dove non ci sono emozioni. E questo è un po' strano perché noi siamo tutti abituati a sentire tutto quel rumore dentro di sé. Questo non significa che la persona diventa congelata, no? Significa che la persona diventa libera. Libera intendo dire che la persona non unisce più se stesso con pensieri, con emozioni. Lei, in maniera di osservatore, controlla qualsiasi processo che scorre nelle vene, perché qualsiasi vibrazionalità si basa sul nostro sistema nervoso. E quando noi cominciamo da quel stato a guardare su tutto quello che c'è, noi cominciamo forse in prima volta a sentire pace. E quel pace non è mentale, quel pace non è temporaneo, quel pace è sempre quello che c'era prima. Soltanto che questi pensieri, queste emozioni, come se fossero certi involucri, come se fossero certi labirinti di realtà, dove la persona può essere intrappolata e comincia poi a pensare che non c'è più via di uscita. Ma basta spostare la sua coscienza da un centro a un altro, in questo caso dalla concentrazione mentale al cuore, e quella realtà che c'era prima si scioglie, quella altra realtà appare. Qui non si tratta di diventare persone religiose, anche se io parlo così tanto di Dio, qui si tratta soltanto studiare se stesso, studiare le nostre capacità e possibilità. E come io sono persona molto pratica e sono abbastanza stufo e stanco da queste tutte chiacchiere, vi propongo proprio una cosa reale, concreta e pratica. E non può essere una cosa del genere come non c'è risultato. Tutti questi processi sono processi di pilotaggio biochimico e biofisico del nostro corpo. Ogni pensiero, ogni emozione influisce il nostro essere, influisce il nostro corpo. Soltanto che la persona, se comincia a praticare, diventa non più ricevitore, ma diventa trasmettitore di sua propria realtà. Nella nostra vita quotidiana, nei nostri rapporti, nel lavoro, con amici, qualcuno sempre cerca di influenzare il nostro essere e noi sempre accumuliamo le presenze di qualcun altro su di sé. E con il tempo la persona si stanca di più e di più. Ma non si stanca dalla vita, la persona si stanca dalle situazioni, perché dice non ce la faccio più a mandare avanti il progetto o mandare avanti il lavoro o qualcosa del genere. Cosa io posso fare in questo momento e dove ho manifestato il Dio in quella situazione. Si può dire che tutto il corpo diventa occhio,
e improvvisamente la risposta viene. Il pensiero influisce il nostro essere, il nostro stato fisico. E questo non è una cosa inventata, questa cosa reale. E quando voi siete stati concentrati alla situazione negativa, il vostro corpo, tutto, era riempito con questa negatività, con quella vibrazionalità bassa. Qualsiasi difficoltà significa che c'è qualcosa che è fuori dalla norma, ma questo è il frutto della nostra azione. Questo è quel frutto sul nostro albero della vita. Noi possiamo trasformarlo, perché noi in realtà siamo creatori. Il nome significa, ad esempio, Alexander. Significa che in questo nome c'è tutta la mia informazione. In questo caso, nome corrisponde con il nostro essere, con la nostra vita. Se il cognome, quello corrisponde con la nostra linea di stirpe, con il nostro albero genealogico. O voi potete lavorare su di sé usandoci il nome, o voi potete lavorare sul cognome, ma in questo caso cominciate a influenzare rapporti familiari riguardo la stirpe. Come funziona questo metodo? Nome. Nome di vostro corpo. Però, ad esempio, questo non serve soltanto per normalizzare lo stato fisico. Ad esempio, qualcuno ha un bar, anche quel bar ha un nome. Attraverso quel nome di bar, voi potete normalizzare i processi che vanno lì. Rapporto, la stessa cosa. Però voi in questo caso visualizzate voi, il partner, è come se fosse tra di voi c'è come un ponte, c'è il rapporto. Può darsi che qualcuno ha difficoltà con organo, ad esempio fegato. Anche questo è un nome. Se voi volete aiutare qualcun altro, ad esempio qualcuno di vostri familiari, allora deve essere fegato di quell'altra persona. Figli, nome di vostri bambini. Ci sono tantissimi modi, perché qualsiasi cosa ha nome. Quando noi abbiamo visualizzato il nome, ognuno ha la sua propria specifica. Ognuno di noi ce l'abbiamo un rapporto e ce l'abbiamo, diciamo, legame con vari tipi di forza. Questa forza può essere la natura, luce, amore, armonia, qualsiasi elemento di essere vivente qui. In questo caso, ad esempio, il sole. Io prendo la sfera, mi concentro sul sole, rimpicciolisco, e dove c'è la lettera A, all'inizio lo posiziono questa sfera. E in questo caso, la sfera, quando io comincio a mandare verso lettera A, quella sfera vibra. E qualsiasi sporchizia o qualsiasi cosa che non va, quella sfera si trasforma. Pulendoci il nome, noi eliminiamo la causa primaria di qualsiasi processi negativi, distruttivi che ce l'ha il nostro corpo, se parliamo di corpo. Qualcuno può prendere l'acqua purissima. Qualcun altro può prendere come se fosse la sfera dove dentro c'è il vortice di vento, no? Di vento secco. Quella macchia nera oscura, quando la sfera entra in quel spazio, comincia a vibrare e quella macchia sparisce subito. Qualcuno può entrare nel spazio della luce interiore dell'anima e prendere da lì la sfera di quella luce bianca purissima. Guardate che ogni processo deve essere vivo, perché con la mente non funziona. In questo caso, quando voi permettete che quella luce cominci a influenzare il processo, voi cominciate a vivere il processo, sentire. Perché mentre voi cominciate a pulire quella macchia, voi lo sentirete che come se fosse qualche punto opposto nel vostro corpo fisico reagisce, come se fosse lì succede qualcosa. Significa che voi vivete il processo. Come visualizzare il nome? Mi concentro e quel nome mi viene
con quella maniera che viene, non importa che può essere, diciamo, una lettera troppo sporca, può essere come se fosse una lettera non c'è proprio, o una lettera può avere il buco o qualcosa del genere. Quando il vostro intenzione è puro e cuore è aperto, qualsiasi elemento proprio che esiste sulla galassia è sempre nella vostra disposizione e sempre viene per aiutarvi. Io mi concentro e quel nome, come se fosse da me, viene proiettato. Quando il nome c'è, noi mettiamo sulla inizio dell'etera e cominciamo a passare quella sfera dentro la lettera e pulire, come se fosse si sente che questa sfera mentre va vibra e pulisce la lettera. La lettera dopo arriva come piatto pulito, lo sapete? Puro, bianco, profumato. In questo caso da una lettera a altra, da una lettera a altra, finché la persona non pulisce completamente il suo nome. Quando il nome è pulito, noi, come abbiamo proiettato da se stesso quel nome, così come se fosse quella norma di nome, entra e comincia come se fosse entrare dentro. Perché se quel nome è tutta informazione di me, allora uscita da tutte le mie parti, in questo caso quando io comincio a tirare dentro il mio nome, quella norma che io comincio a tirare dentro entra in ogni parte di me. Quando questo sarà capibile per voi, voi tranquillamente potete usare su qualcun altro. Non toccherete nessuna informazione negativa di altre persone. Non c'è nessuna lotta contro malattia o distruzione o qualcosa del genere. Prima noi concentriamoci su di sé, in quel spazio di silenzio. E come vi viene visualizzato il vostro nome, così viene, va bene così. Quando vedete il vostro nome, prendete o luce divina dalla vostra anima, o sole, o prendete la sfera con l'acqua purissima. Se non sapete cosa prendere, potete chiedere alla Terra, al Padre Celeste, riempitemi la sfera con tutto quello che a me serve. Posizionate la sfera all'inizio del vostro nome e cominciate a mandare la sfera piano piano, qui fretta non c'è, basta che voi vivete il processo. E mentre la sfera comincia a salire, comincia a pulire la lettera. Come se fosse aspirapolvere. E mentre sfera va, indietro rimane pulito. La sfera assorbe e trasforma qualsiasi cosa che rimane nella lettera. E spostate la sfera da una lettera all'altra e osservate come la sfera pulisce le lettere. La sfera, quando ha finito il suo lavoro, come è venuta con ringraziamenti, può andare, così sparisce. E poi dite, Padre Celeste, se io ho fatto tutto questo, così come fai tu, con l'amore e armonia, benedici il mio lavoro. Questo nome viene come se fosse ripetuto in ogni cellula, in ogni organo, dappertutto nel corpo. E guardate e osservate come il corpo reagisce al vostro lavoro. Ringraziate i vostri organi, cellule, ringraziate voi stessi, fatevi un complimento per quello che avete fatto. Fissate il lavoro con la parola c'è, ora voi come state? Se le vostre intenzioni puri e cuore aperto, significa che voi avete permesso al Dio intervenire e manifestare la sua volontà. Lo sentite che voi ora siete più integri? Lo sentite come il vostro stato diventato più calmo, più tranquillo, più in armonia, come se forse voi siete più centrati, avete creato la vostra propria realtà. Qui si tratta soltanto di risvegliare le nostre proprie capacità e possibilità. Il senso è abituarsi a reagire sempre dal cuore. Se noi prima siamo concentrati
giorno, do, notte, 24 su 24, su qualche rabbia o negativo, allora se qualcuno vuole uscire, o forse aiutare all'organo a uscire, bisogna 24 su 24 concentrarsi sulla norma. Si tratta sempre di essere consapevole. Il mio scopo non è insegnarvi a come vedere la malattia o distruzione, già ce l'abbiamo abbastanza, ma il mio scopo in questo caso è aiutarvi a far mettere e posizionare la norma. Di più le persone diventano consapevoli in quella sua maniera, di più le cose in generale cominciano a cambiarsi e ognuno per forza deve iniziare da se stesso.